Un gesto concreto di solidarietà da parte del comune di Pianezza nei confronti del territorio della Valle di Susa danneggiato dai recenti gravissimi incendi boschivi. Lo ha deciso il sindaco Antonio Castello, consigliere della città metropolitana di Torino, che ha distribuito in questi giorni oltre 150 abeti rossi ai commercianti di Pianezza per abbellire l'esterno dei punti vendita durante le festività natalizie. Dopo l'Epifania, ognuno degli abeti rossi che l'amministrazione comunale ha donato ai commercianti di Pianezza, insieme a quelli che i privati cittadini e le scuole stanno allestendo spontaneamente, saranno tutti ritirati dal comune, che provvederà a donarli ai territori interessati dai recenti incendi in Valle di Susa. Avevamo visto che l'impatto che ha avuto questo incendio sul nostro territorio e indubbiamente ci eravamo incontrati con sia la Proloco sia l'Unione Commercianti, avevamo pensato di era giusto come comunità poter fare anche qualcosa anche se non siamo stati toccati dall'incendio e quindi purtroppo ogni anno vengono utilizzati degli alberi che poi sono abbattuti e tutto quanto. Quest'anno abbiamo pensato bene, utilizziamo degli alberi, li compriamo con le radici, insieme tutti i commercianti prenderanno tutti lo stesso albero, ma non solo i commercianti, ma anche l'invito è stato rivolto a tutti i nostri concittadini e anche alle scuole, quindi questi alberi alla fine del periodo verranno poi consegnati in accordo con una destinazione che magari ci dirà anche la città metropolitana di andarli a inserire, impiantarli in una zona che purtroppo ha avuto un danno. Quest'anno l'amministrazione comunale di Pianezza ha anche donato le luminarie, tutte uguali, a tutti i commercianti della città, per un ricco programma di feste natalizie che prenderà concretamente l'avvio il prossimo 8 dicembre. Tante le iniziative, si comincerà con quelle di prevenzione sanitaria, la consegna ai 107 neonati del 2017 del kit Benvenuto Bebè, ma soprattutto l'appuntamento più atteso a Pianezza per questo Natale sarà l'accensione nel giardino della Villa Leumann del presepe mobile della famiglia Quatto, allestito con tanto impegno fin dal novembre dalla sezione locale degli Alpini.